Succede che vado a casa con due sconfitte che hanno secondo me un po' del clamoroso, però nel calcio succede anche questo. L'Arezzo cerca la rimonta a Pisa, ma dopo un primo tempo dominato in cappa nel secondo KO contro i nerazzurri, la squadra di Dalcanto ha cercato di trovare il gol che riaccendesse le speranze per poi giocare il tutto per tutto, ma le occasioni capitate a Belloni, Brunori e Cutolo non vengono realizzate. A 4 minuti dallo scadere, con la qualificazione ormai scivolata via, Izzillo segna il gol del vantaggio pisano. Finisce così in semifinale lo straordinario cammino dell'Arezzo in questa stagione. Cutolo a fine partita parlerà di superiorità tecnica degli Amaranto nel doppio confronto con il Pisa, ma sarà proprio la squadra di D'Angelo ad affrontare la Triestina di Pava nell'infinale. Sono sereno perché la squadra non gli posso, ve l'avevo detto già ieri, non gli avrei rimproverato niente perché ero sicuro che avremmo fatto un'altra grande partita, perché so quali sono le caratteristiche dei miei giocatori e della squadra che siamo andati ad affrontare. Quando si fa un primo tempo marcato come abbiamo fatto noi nella supremazia, bisogna tentare di chiudere in vantaggio, però poi le partite vengono decise dagli episodi e dalla qualità dei giocatori. Oggi nell'episodio un'altra volta non siamo stati né bravi né fortunati nel tentare di concretizzare 4-5 potenziali palle gol clamorose del primo tempo. Poi sì, stavolta la deviazione di Nello all'inizio del secondo tempo, che si è fermata in mezzo alle gambe di Gori, poteva andarci meglio, come colpo di testa di Butic sullo 0-0 poteva sbloccare la gara. Alla fine perdiamo il primo tiro in porta al 41esimo del secondo tempo. Per l'Arezzo i playoff in sé che ci sono proprio una bestia nera, anche se questa eliminazione, giocando un grande calcio, è molto diversa da quella con la Lucchese al primo turno di 2 anni fa e delle altre più lontane nel tempo con Crotone e Cremonese. Sì, abbiamo perso 2 partite in cui penso che abbiamo imposto il nostro gioco per 180 minuti, per 150, dai, facciamo così. E abbiamo fatto 2 grandi partite, forse la verità è che per la partita che abbiamo fatto l'andata non bisognava perdere, perché insomma venire qua e fare 2 gol, anche se era possibile, perché comunque gli episodi li abbiamo avuti per sbloccarla sia nel primo tempo che all'inizio del secondo tempo, siamo stati sfortunati. Oggi sapevamo che era difficile, però penso che non c'è nulla da rimproverare a questa squadra, perché siamo usciti più che a testa alta contro una grande squadra, e penso che se c'era una squadra che doveva passare il turno eravamo noi, però purtroppo il calcio è anche questo. È stata un'annata, penso, spettacolare, che poteva finire meglio, però nonostante questo è stata un'annata che mi rimarrà per sempre, perché sono tornato dopo più di 10 anni a casa e insperatamente abbiamo fatto un campionato di altissimo livello e siamo arrivati ai playoff in una condizione molto 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 buona. Non voglio dire strepitosa perché sennò sembra, però siamo arrivati ai playoff carichi a 1000 e abbiamo fatto benissimo le prime 3 partite, e poi dopo ci è girato storto qualche episodio in queste 2 partite e purtroppo, ti ripeto, il calcio è questo, però è stata un'annata bellissima, riportare tanta gente allo stadio come siamo riusciti a fare in questi playoff, il calore dei tifosi che Arezzo c'è sempre stato, però quest'anno penso che ci sia stato quel qualcosa in più e spero che siano delle basi importanti per il futuro. Faccio fatica ad analizzare questi 180 minuti con 0 punti, veramente senza una vittoria, senza un pareggio, perché nell'arco delle 2 partite penso che non abbiamo mai demeritato rispetto al Pisa. E quindi sto ancora un po' in confusione, perché non è facile da digerire questa esclusione.